Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi faremo un nuovo test con il Filmix 8. Siamo in una location interessante, siamo alla centrale idroelettrica Taccani, sul fiume Adda, più precisamente a Trezzo d'Adda. Questa centrale elettrica che è stata, diciamo, costruita nel 1906 e tuttora è funzionante, quindi avremo sicuramente un sacco di interferenze per il nostro Filmix 8. Qua proviamo l'ultimo firmware del flight control e l'ultimo firmware della camera, quindi uniremo le due cose, vediamo il comportamento, o meglio vi dirò il comportamento con l'ultimo firmware del flight control e ovviamente vedrete poi il comportamento della camera in questo cinematic video su questa interessante location che è la centrale idroelettrica Taccani e anche sul fiume Adda. C'è anche un piccolo castello visconteo, quindi una location interessante per farci un piccolo cinematic video e per provare l'ultimo flight control del Filmix 8. I firmware che andremo a provare sono il 1091C per quanto riguarda la camera e il 1059H per quanto riguarda il flight control. Quindi adesso ragazzi non perdiamo altro tempo e decolliamo con il Filmix 8 drone super fantastico.
ragazzi, il volo alla centrale idroelettrica Taccani qua a Trezzo sull'Adda è finito, il FIMX 8 si è comportato benissimo, il flight control secondo me ha funzionato bene, mi sembra migliorato anche l'overing rispetto a prima, cose negative non ne ha portate, e come al solito vi ripeto è già un buon segno quello, perché spesso e volentieri succedono patatrac quando FIMI aggiorna. Invece sembra che il drone si sia comportato benissimo, ovviamente tante interferenze dal punto del segnale video, ma quello dovuto ovviamente a tutte le interferenze probabilmente create da questa centrale elettrica, anzi senza probabilmente, infatti già a 250 metri le interferenze iniziavano a farsi sentire. Ma ero già consapevole quando sono venuto qua che ci sarebbero state, quindi non è che mi sono meravigliato. La camera, ragazzi, ve l'ho già detto nel video di comparazione con il vecchio firmware, che secondo me adesso è davvero tanta roba. Quindi adesso comunque vi siete visti il cinematic video fatto con questa camera in questa location, e commentate voi cosa ne pensate. Però dal punto di vista del flight control aggiornate pure tranquillamente, perché non ha portato cose negative, anzi secondo me ha migliorato piccole cose, ma le ha migliorate. Anche l'overing secondo me ha migliorato rispetto a prima, comportamento generale ottimo. Quindi ragazzi, come al solito, questo video vi è piaciuto, lasciate un grosso pollice su, iscrivetevi al canale Telegram Offerte se non l'avete ancora fatto, se vi va, e ovviamente ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdere neanche un video, un volo, una recensione, un test, e ciao! Yeah.